Mamona e Di Prisco regalano 3 punti d'oro in chiave salvezza alla Vastese. I biancorossi battono un notaresco poco cinico e che non riesce a concretizzare la mole di gioco creata nell'arco dell'intero match. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo ai momenti salienti della gara. Nei biancorossi formazione tipo, ad eccezione di Martinez che va in panchina per le noci, e Di Arra fuori per squalifica. Daddario si affida a un 4-4-2. Nei teramani panchina per gli ex di giornata Dos Santos e Palumbo. Epifani deve fare i conti con assenze pesanti, una su tutte quella di Banegas, capocannoniere della squadra. Il tecnico sceglie un 4-3-3. Le due squadre partono al piccolo trotto con gli ospiti che hanno in mano il pallino del gioco. Al decimo, conclusione strozzata di Marchionni che va a lato. Il numero 7 ci riprova al 27esimo con un tiro a Ciro che super di Rienzo toglie dal 7 con uno spettacolare colpo di reni. I due gesti tecnici meritano il replay. Per la prima azione pericolosa della Vastese bisogna attendere il 39esimo. Obodo recupera palla e serve Martiniello. L'attaccante converge in area e calcia sul primo palo. Attento Sciba che respinge, poi ci prova Di Prisco con la conclusione che non inquadra la porta. Al 44esimo altra occasione per i padroni di casa. Di Filippo serve Mamona che converge in area. Poi la sfera arriva a Martiniello che non trova la porta di un soffio con il sinistro. E questa è l'ultima occasione del primo tempo che va in archivio sullo 0-0. Nella ripresa subito pericolosa la squadra di casa, Martiniello si divora un rigore in movimento calciando centralmente al minuto 8. Per Sciba nessun problema. Al 13esimo tripla occasione per i teramani, punizione di Acquadro, Di Rienzo non trattiene. Olcese tenta il tap-in, poi la volta di Palumbo con l'estremo biancorosso che si supera. Al 20esimo Mamona conclude da fuori, palla di un soffio al lato, meno di un minuto e Di Prisco la piazza di testa, Sciba si esalta e respinge. Al 26esimo ancora Vastese in avanti con una conclusione di Monza sul quale è attento il portiere teramano. Al 34esimo lampo dalla distanza di Di Prisco, l'estremo ospite blocca. Al 35esimo la Vastese passa in vantaggio con Mamona. L'attaccante scatta in profondità, rientra e batte Sciba con il mancino per l'1-0. I padroni di casa continuano a spingere. Al 40esimo Di Prisco calcia da fuori e complice un intervento poco preciso dell'estremo teramano, la palla finisce in rete per il 2-0. Da qui a fine gara, dopo 5 minuti di recupero, non succede altro. La Vastese agguanta la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 35. Il notaresco sciupa molto e non riesce ad accorciare sulla capolista Campobasso.